Buongiorno e buona domenica a tutti. Questa è la ciocca che abbiamo utilizzato l'altra volta e l'abbiamo fatta diventare rossa con quella miscela di erbe, era un biondo. In questo video vi vorrei fare vedere la differenza di colorazione dell'indigo e del cadam. L'indigo dà un tono nero, il cadam generalmente dà un tono abbastanza castano, un po' più freddo. In ogni caso, tappo sporco. In ogni caso colorerò metà della ciocca con l'indigo e metà della ciocca con il cadam, giusto per farvi avere un'idea di massima. Questo è l'indigo, di solito è molto più verde del cadam, ne mettiamo le giuste dosi e ci aggiungiamo un po' d'acqua. Io l'ho aggiunta anche un po' sulla scrivania, giustamente. Utilizzerò due ciotole diverse in maniera da non creare contrasti e miscugli. Come sapete, sia il cadam sia l'indigo preferiscono ossidare in un ambiente basico, in un ambiente alcalino. Generalmente si preferisce mischiare oltre all'acqua un pochino di bicarbonato di sodio, però questo non è necessario, diciamo, è fondamentale per la buona riuscita della colorazione. Se lo volete provare, provatelo per una maggiore tenuta, però comunque colorano in egual modo. A questo punto facciamo il cadam, prepariamo il cadam alla stessa maniera. Questo è un po' più scuro, facciamo un cucchiaino e mezzo, tanto è più che sufficiente. Mettiamo un po' d'acqua. Come vi consiglio sempre, aggiungete, se dovete farlo sui capelli, aggiungete acqua poco a poco e non tutto in una volta, così le erbe si trovano la loro idratazione prima, con il giusto tempo. Una volta terminata la preparazione, prendiamo la pellicola e cominciamo ad applicare le due erbe, e farò, come avevo anticipato, metà cadam e metà indigo. Questo qui è l'indigo, con due pennelli diversi. Questo qui invece è il cadam, che è venuto un po' più liquidino, ma non fa niente. E lo applichiamo nell'altra metà della ciocca. A questo punto chiudiamo velocemente la pellicola, così non si miscelano le due parti della ciocca. Vediamo se ci riesco. Perfetto, spero di non fare casino, è la prima volta che faccio una cosa del genere. E dopo circa un'oretta e mezza di posa, se ci riesco anche 2 ore, lo laverò con lo shampoo e vi farò vedere il risultato finale. Ecco qua il risultato ottenuto dopo 2 ore e mezza di posa, ho voluto eccedere. Se vedete, questa è la parte dell'indigo e questa è la parte del cadam. Pensavo che scurisse un po' di più il cadam in questo caso, ma forse perché ce l'ho da un po' di tempo si è un pochino attenuato il potere tintorio. Però, come potete notare, comunque l'indigo dà sempre un tono più nero, il cadam invece dà un tono più castano. E quindi, come sempre, vi ricordo che non sono erbe tintorie da utilizzare da sole, cioè senza prima avere passato un po' di erbe tintorie rosse come l'enneo, come la robbia, perché sui toni chiari, soprattutto i capelli decolorati, potrebbero dare il sottotono, che quello dell'indigo è blu e quello del cadam può essere fra un verdastro e un grigio. Quello dell'indigo pure può essere verde o grigio, ma generalmente sui capelli molto chiari dà una specie di celeste. Poi, se vi volete fare i capelli celesti, ben venga. Questo è quanto. Io vi ringrazio e ci rivediamo presto.